10 anni fa, se mi avessero detto che ci sarebbe stato un cartello, un orto a me dedicato, avrei detto che sarebbe stata una pazzia e avrei detto che probabilmente non mi interessava. E invece sono orgoglioso di questa cosa, perché non è pubblicità, è il fatto che questo pezzo di terra produce le verdure che io uso nel mio ristorante ed è un privilegio assoluto. Grazie a Matt. Ma guarda, ora lo vedi, spoglio, perché la settimana prossima incominciamo a trapiantare tutto l'orto autunnale. Quindi rape, barbabietole, biete, cavolfiori, quest'anno ce ne sono 7-8 varietà tutte diverse, broccoli, i finocchi che l'anno scorso, insomma c'è tanta roba. Di sicuro dopo il secondo anno, dove comunque abbiamo imparato a lavorare insieme eccetera eccetera, ci saranno tante belle robe, e è anche un esercizio per noi grosso di stile, cioè comunque avere un sommelier del gusto come te che riesce comunque andare a darci le dritte su come andare a fare ortaggi migliore. Beh, ti dico, l'anno scorso non sono usciti piatti sorprendenti, specialmente col finocchio, con il cavolfiore, con il cavolo cappuccio, e hanno lasciato comunque un segno, perché comunque assaggiandoli dal campo sono arrivate poi anche le tecniche di cottura e di abbinamento con altri sapori. Ovviamente quando si sedimentano nella tua testa continuano poi a lavorare, quindi quest'anno quando arriveranno le primizie cominceremo a studiare piatti nuovi. Vieni in campo a assaggiarle. Poi la cosa che mi piace di più, no? È quella cosa che non ho mai avuto la possibilità di fare, cioè andare fisicamente a estrarre l'ortaggio e assaggiarlo sul campo ti dà una suggestione 10 volte più profonda di quando ti arriva la cassettina a casa dell'ortaggio perfetto, ma non ti dà quella poesia e quell'ispirazione che poi ti può arrivare. Poi quello che facevi e facevamo insieme l'anno scorso è non portarti solo la verdura, ma farti assaggiare a che grado volevi la verdura di maturazione. Penso alle foglie dei cavoli che ti davo, le tenerine. Non ha senso venderle per un'azienda agricola perché magari pesano poco e quindi non le trovi. Invece accordandosi è uscito veramente qualcosa di ottimo. Ma poi dalle radici del finocchio. Radici del finocchio. Cioè assaggiare anche le parti di scarto della verdura per me è stata una novità incredibile. Mi dispiace non avere messo già giù gli ortaggi, ma fa troppo caldo e aspettiamo ancora una settimana. Seguiamo la natura. Assolutamente sempre.